Ma sono andato in uno dei palazzi che io ho sempre desiderato da bambino. Io ricordo da bambino che c'erano de delle pubblicità che, di questi bambini sommersi da questi cioccolatini che io amo tantissimo. Quindi ho realizzato il mio sogno e vi voglio mostrare il palazzo delle M&M's. Amici miei, un sogno che diventa realtà per i piccoli ma anche per i grandi. Il palazzo delle M&M's qui a New York, amici miei. Non vedo l'ora di entrare, di farvi vedere tutti i vari gusti che in Italia non ci sono e nel resto d'Europa non arriveranno mai, ma potete comprarli solo qui dentro. Ma andiamo. Eccoci qui, amici miei. Ah, voi non potete sentirlo, ma si sente un odore pazzesco. Ma vendono un sacco di abbigliamento anche. Sorry? Ma andiamo al piano superiore. Sono ben tre piani. Qui possiamo vedere vari gadget, magliette, shirt, cuscini. Questo è il sogno di ogni ragazzino. Eccoci qui, vi faccio vedere in che modo si possono acquistare gli M&M's. Ci sono tutti questi. Guardate quanti tipi diversi di M&M's. Pallettoni proprio. Ok? Thank you. C'è una bellissima signorina che vi darà questa bustina. Scegliete il vostro colore. Io scelgo il blu perché è il colore che più amo. Inserite il sacchettino qui. Tirate. E voilà. E ci sono di tutti i gusti, di tutti i tipi. Venite con me, proseguiamo il nostro giro. Te la mangi senza pagare? Guarda che te pelano. No, ho pagato. Lo dirò. Sì, secondo te sta a mangiare gratis? Eh sì, diciamo. Ecco, l'italiano, arriva la l'italiano. Statua della Libertà. E due. Oh. Quando sono buoni gli M&M's. No, vedi, questa è una prova. Pazzisco. Ma guardate qui. Questi sono quelli più piccoli. Qui c'è da impazzire. Io mi infilerei qui sotto. Aprirei il portello e ne mangerei a volontà. Io non mi sazio mai di M&M's. Sorry? Al terzo ed ultimo piano ci sono tutti i vari gadget. Io intanto continuo a mangiare. Coperte, cappellini, cuscini. Cioè tu quando entri c'è una bilancia, tu non lo sai, ti pesano. Quando esci ti ripesano. E sanno quanti ne hai mangiati. Quando poi magari sono furbi. Che spettacolo, uguale al colore che ho preso. Ma vi voglio mostrare dall'interno la vista verso Times Square. E la vista in direzione di Times Square. Matti che ci state ascoltando, ma avete visto che bontà? Voglio fare una precisazione. Quando mi sono recato lì sotto con la cloche che ho riempito quella bustina di M&M's, dopo quello che dovete fare, io ho stoppato il video, sono andato alla cassa a pagare e ho continuato il mio turno. Non è che prendete e mangiate, amici miei. Cioè, si paga, non è il paese dei balocchi che andate, mangiate e poi uscite, no.
voi riempite il vostro sacchettino di vari colori, di varie fragranze, vi recate alla cassa, ve lo pesa, pagate e poi potete consumare. Tengo a fare questa precisazione, ho dei testimoni che possono affermare questo.